Sono molto contento come sindaco che ieri sera si sia raggiunto questo metodo nuovo, che direi indispensabile per avviare al meglio la fase. Quindi c'è un protocollo unitario tra tutte le regioni, regole uniformi per il territorio, con le differenze che riguarderanno soltanto eventualmente le date di apertura, sulla base però di dati oggettivi epidemiologici, nel senso che in quelle regioni dove ci sono ancora problemi seri in termini di salute, le date si possono posticipare. È quello che noi sindaci chiedevamo fin dall'inizio, perché in questa fase di ripresa la semplicità e la chiarezza delle regole sono aspetti fondamentali. Siamo quindi contenti, oggi dovrebbero uscire le varie ordinanze regionali e da lunedì noi sindaci ovviamente saremo sul campo, come sempre, per non solo controllare, ma anche favorire che queste regole nuove siano applicate in modo corretto. La nostra regione, dalle dichiarazioni degli ultimi giorni, ha assunto un atteggiamento di maggiore prudenza. Vediamo se dopo le decisioni di ieri sera, tuttavia, si allineerà con le altre. Io credo che la stragrande maggioranza delle attività riapriranno il 18 di maggio, lunedì. Anche perché molte imprese hanno non solo il desiderio, ma il bisogno di ricominciare. Non è solo un aspetto economico, ma anche un fatto psicologico. Oggi sono stato in Piazza della Signoria e ho visto tanti fiorentini con le biciclette, famiglie a passeggio, rispettando le regole. E questo è un segno di voglia di ricominciare, di ripartire. Dobbiamo assecondare questo desiderio anche perché il livello di tensione sociale è diventato molto alto. E dobbiamo stare estremamente prudenti e attenti ai bisogni sociali e economici che nascono dai territori. Per questo spero che il decreto rilancio permetta di far giungere i soldi presto e nelle tasche giuste di famiglie e imprese. E la scorsa settimana, come sindaci, a partire dai sindaci delle città turistiche, abbiamo lanciato un grido di allarme, vero, che parte da dati oggettivi. Il governo ha ascoltato molte delle nostre richieste, ad esempio nelle ultime ore ha introdotto nel decreto un fondo di ristoro per l'imposta di soggiorno. Il passo è buono, la strada è giusta, ma noi riteniamo che non sia ancora sufficiente. Non lo facciamo né per polemica né per il gusto della critica, ma perché ogni giorno vediamo la situazione delle nostre città. In Parlamento, sarà decisivo lavorare nella conversione del decreto perché i comuni abbiano non dico tutto quello che hanno perso, ma una gran parte, quindi più di quello che già è stato previsto nel decreto. Davvero, mi riferisco alla tassa per i rifiuti, che non può non essere ristorata, e anche all'imposta di soggiorno, perché 100 milioni di euro per tutta Italia è ancora insufficiente. Consideri che le città turistiche, non mi riferisco solo a Firenze, Venezia, Napoli, Roma, penso anche a Milano, che ha una grande economia basata sul congressuale e sugli eventi. Sono le città che hanno sofferto di più la crisi economica e continueranno a soffrirla. I turisti non torneranno dai paesi esteri prima dell'inizio dell'anno prossimo. Da qui al 2020 possiamo solo puntare sul turismo italiano e domestico. Significa che le città turistiche, siano esse balneari, siano esse città d'arte o città congressuali e fieristiche, sono le prime vittime di questa crisi economica. C'è bisogno di un progetto speciale da parte del governo per queste città, perché se non ripartono queste città, non riparte il paese. Sono convinto che le persone sceglieranno le destinazioni turistiche prima di tutto sulla base della sicurezza. Anche le strutture ricettive saranno scelte sulla base della tranquillità, per la salute dei visitatori. Questo vale anche per il turismo europeo. Credo che il governo italiano debba fare tutto il possibile per evitare che ci siano accordi bilaterali. Mi risulta il ministro Franceschini stia facendo degli incontri con i suoi omologhi, ministri del turismo di altri paesi, perché non è accettabile che in Europa si stabiliscano accordi tra paesi per favorire flussi turistici. Le regole in Europa devono essere uguali per tutti e l'Italia non può essere considerato un paese di serie B, anche perché il contagio, purtroppo, ovviamente ci dispiace, è grave, in altri paesi come Francia, Spagna, Inghilterra, tanto quanto l'Italia. Siamo tutti nella stessa barca, come è stato detto, e allora per il turismo e per il rilancio del turismo, visto che si riapriranno le frontiere Schengen con l'accordo Schengen,
si dovranno assumere regole uguali per tutte e chi è più bravo si giocherà la sua partita. Secondo me l'Italia con le sue imprese, con le sue bellezze artistiche, ha le carte in regola per riconquistare un ruolo fondamentale